Buongiorno bella gente, scusate il caos alle mie spalle, ma stavo piegando un po' di roba appena tolta dall'asciugatrice e mi è tornato in mente che devo girare l'intro del video che esce oggi e quindi eccomi qua. Questo è il video della prima ricetta che riguarda le preparazioni con la purea di zucca, quella che ho preparato l'altra volta, sotto il cui video mi avete lasciato tanti commenti chiedendomi effettivamente delle ricette con cui poter utilizzare la zucca fatta così in quel modo semplice semplice al forno. E quindi, siccome l'altra sera ho preparato la zuppa di zucca e ceci, ho pensato di girare una clip in modo da farvi vedere come utilizzo molto semplicemente appunto la purea di zucca. La zuppa di zucca e ceci, oltre che essere uno scioglilingua fantastico, è veramente molto buona, ragazzi. Sono ingredienti semplicissimi, si fa veramente in 10 minuti scarsi, e il gusto è squisito e poi fa anche tanto tanto bene perché la verdurina ha le vitamine dentro e quindi non possiamo non mangiarla. A parte che le bambine non la mangiano sul serio, però vabbè, io la faccio per me e per Gian Giacomo. Poi prima o poi anche loro, vedendoci mangiare le zuppe, si abitueranno e le mangeranno anche loro, mi auguro. Mi auguro. Niente, questa appunto, come dicevo, è la ricetta più semplice delle varie, anche perché bisogna semplicemente proprio mettere la purea di zucca a scongelare, oppure se ce l'avete già appena fatta, pronta, la mettete in pentola e ci mettete direttamente dentro i ceci. Comunque adesso vi lascio al clip della preparazione, poi ci vediamo alla fine. Ed eccoci qua. Naturalmente, per prima cosa prendiamo la nostra zucca dal congelatore e la mettiamo nel forno a microonde a scongelare. Nel frattempo, mettiamo un fondo di olio extravergine d'oliva nella nostra pentolina. Quando la zucca si è scongelata, andiamo a metterla all'interno della pentolina. Gli altri ingredienti che ci servono sono naturalmente i ceci, io uso quelli dell'Eurospin, del sale, un insaporitore per carni che in realtà non è che un insieme di spezie e di sale e dell'aglio a pezzi. Sì, lo so che dovrei usare quello fresco, non ripetetemi sempre le stesse cose. Dopodiché vado ad aggiungere metà della ciotolina che ho usato per contenere la zucca, la riempio con l'acqua e la vado a versare nella pentolina. E metto tutto sul fuoco. Accendiamo il nostro fornello e andiamo ad aggiungere intanto il sale. E un po' di aglio e andiamo a coprire il tutto. Passato qualche minuto la zucca si è sciolta completamente, come vedete è diventato bello liquido il composto, quindi andremo ad aggiungere un po' di insaporitore per carni, che appunto non è che un mix di spezie varie, e poi andremo ad aggiungere i nostri ceci. Naturalmente ognuno poi è libero di mettere o togliere quello che più preferisce, insomma, ognuno ha le sue spezie. Copriamo tutto e gli do circa 10 minuti di cottura.
se c'è bisogno naturalmente aggiustate di sale e di spezie varie. Ok, spegniamo tutto. Ho paura degli schizzi caldi, ragazzi. Ok, ora mescoliamo e andiamo a passare tutto al mini timer in modo da creare una vellutata buonissima. Andiamo a impiattare e come tocco finale aggiungiamo un pochino di olio extravergine di oliva crudo. Buon appetito! Ed eccola qui la nostra semplicissima, semplice proprio, zuppa di zucca e ceci. Io alla fine non ve l'ho fatto vedere, me ne sono resa conto dopo, ci ho aggiunto anche un pochino di parmigiano grattugiato sopra e vi devo dire che era veramente squisita, esce veramente benissimo. Niente, se non vi piacciono i ceci potete anche non metterceli, viene un pochino più liquida però, oppure se vi piacciono ad esempio i fagioli li potete sostituire, insomma con i legumi che più vi piacciono, e questa è solo un'idea ed è come l'ho fatta io con quello che avevo io in casa, perché solitamente questo è un salvacena di quelli super veloci per noi. Spesso quando non ho niente di pronto e non ho voglia di mangiare cose confezionate, magari tiro fuori un barattolino di zucca appunto, preparo una buona zuppa e poi faccio un pochino di pane ozzu che invece le bambine mangiano molto volentieri. Dico, ho fatto anche la ricetta, ve la lascio qua forse, non mi ricordo dove esce la i. Comunque niente, come avete visto 10 minuti ed è pronta, spero che la ricetta vi sia stata utile ragazzi, io adesso vi mando un grande bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!